bandiera Andrea Accorsi, assistente e allenatore dell'Amicacci Giulianova in Serie A, vittoria della Supercoppa Italiana e campionato italiano di basket in carrozzina, vittoria della Supercoppa Italiana anche nel 2022. Riceve la pergamena dal ministro, consegna ufficiale, insieme al sindaco della città di Ascoli, Piceno Marco Fioravanti, all'assessore allo sport Domenico Stallone, pergamena. Le società che scrivono ogni giorno una pagina di storia sportiva della città di Ascoli e andremo in ordine pressoché alfabetico. Proseguiamo ora dunque con... L'Amatori Rugby Ascoli. Nel 1960 viene fondata l'ARA Amatori Rugby Ascoli, che negli anni 70 fu punto di riferimento per il rugby, diffondendo nel territorio questo sport. E li vediamo in parata schierati dal più piccolo al più grande, segno che la passione per questo sport viene coltivata sin da piccoli. Camminate veloci, veloci verso il centro, lo diciamo a tutte le società sportive, bisogna procedere con passo spedito. Ancora oggi la Fine Pass Amatori Rugby Ascoli svolge l'attività federale completa di tutte le categorie, con circa 200 tesserati che vanno dall'età di 4, pensate un po', all'età di 82 anni. In particolare l'attività dell'Amatori Rugby Ascoli è rivolta ai valori della formazione e dell'educazione. Nel 2020 di disabilità ed organizzare attività l'unico motore per proporre nuove esperienze da vivere insieme. Grazie alla passione per il basket dei soci fondatori, dal 2017 l'Amici Disparati organizza un corso base annuale di basket che coinvolge negli anni più di 30 utenti. L'associazione mira all'inserimento di ragazzi normotipici per creare nuove ed importanti sì con il territorio. Foto di rito con il ministro Bodi, il sindaco qui in Piazza del Popolo. Con tanto di caschetto, bellissima macchia di colore. Ecco il gruppo Sganasso, associazione che si occupa della diffusione, della promozione della mountain bike nel territorio ascolano. L'obiettivo è quello di rivalutare la rete sentieristica locale, creando tracciati idonei per la pratica del ciclismo e del cicloescursionismo, integrando sostenibilità. Con la vittoria per 3 stagioni del campionato regionale Marche del circuito nazionale All-Star Mountain Bike per 2 stagioni del circuito Umbria Marathon. Nel borgo di Mozzano, con l'aiuto di residenti e associazioni, organizza ogni anno ad agosto il Tour dei Briganti, evento cicloturistico ormai di rilevanza nazionale, regionale e nazionale. Negli ultimi 30 anni la società è cresciuta notevolmente, dedicando sempre più una dovuta attenzione sia al settore giovanile sia a quello agonistico che professionistico, permettendo che atleti ascolani meritevoli... La montagna, massimo riconoscimento della velocità su strada. E vediamo che il gruppo sportivo Automobile Club Ascoli sta consegnando 2 doni, uno al ministro e uno al sindaco Fioravanti, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Ricordiamo che nel 2014, 2015, 2016, 2020 e 2023 ha gestito il mandato dell'Automobile Club di Ascoli, fermo il passaggio del territorio della Mille Miglia. Non riesco ad inquadrarlo. Ed è la volta dell'Ascoli Calcio 1898, fondata il primo novembre. Il periodo più vittorioso dell'Ascoli è quello coincidente con la presidenza di Costantino Rozzi, che guidò la società dal 68 al 94. Inoltre ha partecipato 50 volte alla Coppa Italia. In ambito internazionale la formazione marchigiana vanta una Mitropa K assieme al raggiungimento di una finale di... All'interno della struttura sono ospitate altre attività come il volley, la ginnastica dinamica militare italiana, e utilizzata anche come palestra dall'Istituto Mazzocchi. Attualità di questa disciplina è di chiudere la distanza con l'avversario. E poi Donna Difesa, un corso di difesa personale femminile basato sul metodo globale autodifesa FGA. Dei primi passi fino alla pratica agonistica delle 3 discipline olimpiche: salto, stangoli, dressage e completo. La scuola si rivolge a bambini, ragazzi e adulti con corsi di equitazione di base e corsi di preparazione. Il bambino del 20° anno di vita conquista una storica promozione in Serie D. Con un settore giovanile che conta oltre 250 tesserati, l'Atletico Ascoli ha l'obiettivo primario di valorizzare al meglio tutto il territorio. Vediamo qui una nutrita delegazione. Sì, capitanata da Fabio Di Lorenzo. Fortissimo impatto nella valorizzazione del territorio. L'associazione offre supporto per l'organizzazione degli eventi, mettendo a disposizione le sue competenze ed esperienze acquisite.
100 soci tra adulti e ragazzi, si svolgono le attività di tennis e padel con la scuola dai 6 ai 18 anni. Le squadre agonistiche impegnate nel tennis sono la D1 maschile e femminile, le squadre giovanili con l'under 12, 14 e 16. Nel padel la prima squadra partecipa al campionato di Serie D. Ogni anno si nella regione situata nella zona della Campo Scuola. Venite avanti. Oh, bravo. Perfetto. C'è un passaggio pure. Riconosciuto da Antoni. La società ginnastica Labor e allenata da Giulio Pennente ottenne in breve tempo risultati globale e autodifesa e sviluppa azioni preventive e risolutive adattate alle diverse situazioni della vita sociale. Marco. Ci fermiamo.